Buongiorno a tutti dal Milanista Park, siamo qui a registrare questo video che andremo a fare l'undicesimo episodio della Serie A simulata. Abbiamo visto nell'ultimo episodio un grande Milan e qualche sorpresino, la Juventus ritrova sempre prima, ha ritrovato la prima posizione, ha mantenuto la prima posizione, il Torino pure sta facendo bene, infatti si trova a pari punti con la Juventus nel secondo posto. Vediamo cosa ci aspetta in questo episodio. Ora vi passo la linea alle partite simulate. Eccoci qua, un nuovo episodio, l'undicesimo episodio della Serie A simulata. Andiamo alla prossima partita tra Milan Parma. Vediamo Milan Parma. Il Milan ha fatto bene nell'ultimo tiro d'asta, comunque sta perdendo. Vediamo, comunque secondo tempo, Parma è pericoloso, il Milan c'è pericoloso di Milan e finisce anche il Milan torna a perdere contro il Parma per 1-0. Avanti in fine partita da Montagna a Bologna. Bologna va in vantaggio per 1-0, ora doppio Bologna 2-0. Vediamo Genova, finisce 2-0 per i Bologna. Cagliari Atalanta 0-0. Andiamo ancora il secondo tempo tra Cagliari Atalanta, sempre sullo 0-0. Finisce 0-0. La Sampdoria passa in vantaggio con l'Inter a San Siro, attenzione. La doppia della Sampdoria. La Sampdoria sta mettendo in difficoltà l'Inter, seriamente in difficoltà l'Inter. Poche azioni da parte dell'Inter. Finisce 2-0 Inter-Sampdoria. Brescia-Napoli, passa in vantaggio il Brescia. Il Brescia sta facendo un bel campionato per le sue potenze, per le sue qualità che ha, sta facendo un bellissimo campionato di Brescia. Va mica contro il Napoli, vediamo Juventus Sassuolo, la Juventus può mantenere la prima posizione e vediamo il Sassuolo può e la pareggia il Sassuolo, però la Juventus subito passa in vantaggio. Il pareggio di Sassuolo 2-2, il 27 38 punti, Torino 37, vediamo chi parla Torino, il Torino supera la Juventus, il Torino passa prima 40 punti, si fa 2 punti di vantaggio, andiamo Udinese Fiorentina, l'Udinese passa in vantaggio. Roma Lecce, vediamo Roma Lecce. Poi si mette anche la Roma. Fine primo tempo, vediamo. Lecce attacca la Roma, attacca il Lecce, attacca Roma, Roma. Finisce 2-0 tra Roma Lecce. Vediamo Verona Lazio. Due giorni per la Lazio. Kenny vediamo la prossima giornata Udinese Parma. Udinese passa in vantaggio così potrebbe superare il Milan se perde il Milan ovviamente. E Parma va a vincere, il Parma va a vincere 3-1. Buono per il Milan, buono per il Milan. Bologna Napoli, Napoli è lì, Napoli è lì, ultima.
Bologna va a perdere, va a vincere 2 gare, Napoli va a perdere 3 gare, Bologna 3 gare, 4 gare, Cagliari spalle, vediamo Cagliari spalle, Inter spalle, però Cagliari pericoloso, vediamo se può segnare, no, non si segna, finisce la gara, Inter Fiorentina, passi Matteo dell'Inter 1-1 per la Fiorentina, 2-1 Inter. Tra 1 Inter, finisce 3-1 per l'Inter. 2-0 Sassuolo, Brescia che sta perdendo, Brescia potrebbe essere superiore alla mia, vediamo. 3-1 Sassuolo, Sassuolo arriva a 77 punti, Juventus Verona. La Juventus passa in vantaggio contro Verona, la doppia la Juventus, 4-0 la Juventus, va a vincere, non molla il Torino, la Juve, non la molla il Torino, non la molla. Milan contro Verona, contro l'Ex, scusate, 1-1, pareggio Milan, dopo la passata in vantaggio, 2-2, 2-1, 2-2, andiamo in Milan. Vediamo cosa fa il Milan, guarda il Milan, 3-2, 4-2 Milan, e va vince 4-2 Milan, 4-2 Milan, vediamo a fine giornata come va la classifica. Sampdoria Atalanta, siamo sullo 0-0, secondo tempo. Sampdoria Atalanta, siamo Lazio Roma, i derby della capitale. 1-0 per la Roma. E finisce 1-1, va verso la fine. I derby 3-1 per la Roma. 3-1 per la Roma, va terza la Roma. Vediamo Torino e Genova. Il Torino passa in vantaggio, la doppia. Vediamo. 3-0, 3-1. Torino ritorna prima su vittoria per 4-1. Finisce qua la giornata. Vediamo la classifica: Milan parità punti a 30 punti. 24 a 7 punti da Sassuolo e 10 punti. No. 13 punti dal Torino. Quindi il video finisce qua, vi invito a mettere un mi piace, condividere e commentare questo video, iscrivetevi al mio canale YouTube, siamo a 95, accento, vi porto un video speciale, accento iscritti che è il mio obiettivo da quando ho cominciato questo canale e lo sto vedendo quasi vicino, quindi aiutatemi a farmi a questi 100 iscritti, se no magari superarli. Vi invito pure a seguirmi sulla mia pagina Facebook, Instagram, Milan Instapazzo, se volete poi su Milan Instapazzo Official, su TikTok. Vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio della serie simulata che verrà il giorno 20 aprile, che sarà di lunedì 20 aprile. Quindi in questo momento Forza Italia e io resto a casa, nel bene e male. Sempre Forza Italia e Forza Milan. Il video finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.